Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova super magica serie chiamata La carriera alternata. Di cosa si tratta, ragazzi? È incredibile. Primi al mondo, abbiamo controllato io e Leo in tutto il mondo, tutto l'universo, tutta la galassia, non c'è una cosa del genere. Praticamente, ragazzi, faremo una vera e propria carriera a tutti gli effetti. Useremo il Barcellona, vi spiego perché, post Neymar, perché venderemo Neymar o lo scambieremo. Ma la cosa fondamentale che dovete sapere, che penso sia avvincentissima, se si può dire così, è che praticamente faremo un episodio a testa io e Leo. Ma attenzione, ognuno nel proprio episodio farà quello che vuole. Ad esempio, io voglio vendere Messi nel primo episodio mio, lo posso vendere, e poi Leo nel secondo episodio si troverà senza Messi. Allora dice: vabbè, io voglio comprare Hazard, per dire, lui compra Hazard. Io voglio usare un modulo, io uso un modulo, lui un altro. E non lo so, ragazzi, penso sia troppo bella come cosa. Spero che vi appassionerete. Mi raccomando, se l'idea vi piace, spammate questa carriera ovunque. Questo primo episodio, ragazzi, lo faccio di introduzione, però comunque iniziamo la carriera. Qui abbiamo le solite email, vendita magliette, informazioni importanti sul mercato e tutto il resto. Ovviamente, ragazzi, noi nel nostro episodio, come vi ho già detto, possiamo fare quello che vogliamo, possiamo mettere in vendita determinati giocatori. L'unica cosa è il post Neymar, cioè dobbiamo vendere Neymar assolutamente, perché la serie consiste in questo. Però se vi piace, ragazzi, e raggiungiamo un bel numero di mi piace e visual, quindi condividete la live, anzi non la live, l'episodio, ora mi stavo imbrogliando, possiamo assolutamente riproporla su FIFA 18 e può essere una cosa veramente veramente divertente. Ovviamente non ho fatto i trasferimenti di questa estate, diciamo che ad esempio gente come Mathieu è andata comunque all'estero, però qui lo teniamo ancora nella squadra. L'unica cosa, vi ripeto, è vendere il nostro Neymar. Qui mettiamo per overall così lo troviamo subito. Ecco qui, mamma mia quanto vale Neymar, ragazzi. Aggiunge alla lista trasferimenti. Logicamente si può anche vendere, scambiare, qualsiasi cosa. Questo primo episodio, ragazzi, voglio fare la squadra, però non toccherò questa predefinita, ma andrò a mettere una rosa squadra individuale. Cioè facciamo un nuovo schema squadra, mettiamo Ricky, così noi utilizziamo la nostra formazione e Leo, se vuole utilizzare la nostra formazione, può farla, ma non credo perché lui ha altre idee di gioco. Io vado tutto sul tiki-taka, ragazzi, anche perché è quello che mi piace di più fare. E quindi, ragazzi, modificherò un po' la formazione, la farò insieme a voi. Diciamo che è praticamente questo, il 3-1-4-2, che poi è il modulo che usa anche Guardiola, se ci fate caso. L'unica cosa qui è gli esterni poco poco più bassi per iniziare un po' più dietro e via, quindi mettiamoli proprio ED. Stessa cosa qui, dove ovviamente non ci giocherà sicuramente Messi, ma ci metteremo qualche altro, ragazzi. Allora mettiamo S, poi la punta centrale sarà qui, e qui penso ci sarà Messi, ora vedremo, lo metteremo un po' più dietro, libera di svariare. Ecco qui, mettiamo una T e ora andiamo a mettere i classici giocatori. Facciamo a nulla, ok. Allora Neymar lo togliamo perché non lo utilizzeremo. Allora partiamo dal portiere. Il portiere sicuramente è Ter Stegen, siamo coperti secondo me. Poi in difesa Piqué, il primo centrale, un TT assolutamente ottimo, e a destra io direi uno come Mascherano, che mi serve di più a livello di passaggi. Davanti alla difesa ci gioca Sergio Busquets, qui Rakitic e Iniesta assolutamente, perché le alternative sono Roberto, anche volendo Arda Turan, però per il momento facciamo così. Qui potremmo mettere anche Gomez, però per il momento gestiamoceli così. Alba assolutamente qui, che è il suo ruolo praticamente, secondo me. E sulla destra, ragazzi, voglio utilizzare, attenzione attenzione, Sergi Roberto, mossa un po' tattica. Qui vorrei metterci assolutamente Lionel Messi, e punta centrale Suarez. Ok, la panchina direi Gomez assolutamente, Rafinha che è un jolly, anche Suarez, Digne, Neymar lo togliamo, mettiamo Turan. Portiamoci però un difensore centrale come può essere Mathieu, anche se ripeto è andato via. Ok, direi che qui siamo coperti. Poi vabbè, mi farò un po' le istruzioni e le tattiche io da solo. Diciamo che questa è un'introduzione che voglio portarvi, perché poi sono curioso di vedere come opererà sul mercato Leo. E io poi mi ritroverò al terzo episodio con una squadra in mano, con chissà gente che magari sarà stata venduta o acquistata, non lo so.
Voi direte però come vi dividete adesso i compiti a livello di calendario? Semplicemente ragazzi si giocheranno due partite all'inizio nel calendario, quindi io potrò giocare Manchester United e Arsenal, però voglio fare una cosa diversa, inizierà Leo qui. Quindi lui farà le prime due partite perché io faccio l'episodio introduttivo e poi lui continua. Quindi Leo farà Manchester United e Arsenal e io giocherò poi contro il Vancouver e se riusciamo a passare contro un'altra squadra, altrimenti il Siviglia. In queste settimane ragazzi si fa mercato, sempre due partite all'inizio, poi quando inizierà la Liga, come qui, ci saranno tre partite. Quindi se ne giocheranno tre e si metteranno gli highlights di tre partite più il mercato in questa fase. Andiamoci a vedere gli obiettivi, vi ripeto, io nell'episodio introduttivo devo farvi vedere un po' di cose. Allora, crescita giovane, ingaggia tre giocatori con un potenziale superiore a 75 nella tua squadra primavera. Ok, questo non è male, però aumenta la valutazione di almeno 10 punti, questa è bella tosta. Poi crescita giovane a lungo termine, oddio ragazzi, è tostissimo il vivaio, però è entusiasmante. Guadagna 200 milioni dalla vendita delle magliette, ok, vendendo Neymar prendiamo un top, magari li guadagniamo. Guadagna 360 milioni dai diritti televisivi, si può fare. Finanze, ok, 10% penso sia fattibile. Vinci il campionato, vinci la coppa, vabbè, qualificati per la Champions Cup e vinci la Champions Cup entro due stagioni. Perfetto, penso siano assolutamente accettabili. Ragazzi, come budget abbiamo 92 milioni, più vabbè poi ci sarà la vendita di Neymar e via dicendo. Vabbè, abbiamo anche di più perché qui c'è un budget stipendi assurdo, infatti lo andrei a modificare perché cioè è troppo alto. Ok, che abbiamo fenomeni squadra, però i nostri 100 milioni bene o male ce li abbiamo. Non useremo aiuti qui dal catalogo o cose del genere, perché se no non è giusto. E quindi ragazzi, direi che come episodio introduttivo non ci fermiamo qui perché facciamo gli allenamenti. Ecco, anche qui ragazzi, ognuno deciderà i giocatori da allenare. Io ad esempio posso decidere di allenare, che ne so, un Messi, un Rakitic, qualsiasi cosa. Io per esempio voglio allenarmi assolutamente Rafinha, che secondo me è un ottimo jolly, e quindi che ne so, gli metto magari anche tre allenamenti e lui potrà invece dividere gli allenamenti come vuole. Quindi è una cosa abbastanza divertente da questo punto di vista e spero sia divertente anche per voi. Poi mi volevo allenare un TT che secondo me allenerà anche Leo, ora non lo so che cosa farà lui, però penso sia allenabile al massimo, definiamolo così, perché è veramente un difensore centrale che può crescere in una maniera assurda. Io metterei passaggi perché deve utilizzare il nostro tiki-taka, e come terzini ci metterei dove Digne, eccolo qui, che secondo me può crescere tanto, anche se non è proprio un allenamento personalizzato per lui, però diciamo che è assolutamente accettabile. Ok, vediamo se sale qualcuno, per il momento no. Perfetto, quindi ragazzi direi che questo primo episodio posso chiuderlo qui. Mi raccomando ragazzi, tanti mi piace, tanto supporto per questa serie, condividete dove potete. Ricordo la nostra pagina Facebook e il nostro profilo Instagram in descrizione. Un saluto da Ricky e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.